Ora sentiamoci e godiamoci lo spettacolo, come sempre. Bravo al grande Claudio Di Paco, amico d'infanzia, anche se è più piccino di me. Un bacio grande, grazie. Questo mondo mio, per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Per tutti quelli che la guerra l'hanno vista, e con loro occhi chiedono di più, salvare anche tu. Ascoltare e non cambiare, regaliamo al mondo quella pace che non può aspettare più il mondo che vorrei. Si chiamerebbe amore, stringi forte le mie mani, sentirai, salvare anche tu. Grazie a te Francesca. No, a voi, a voi. Grazie Francesca, di cuore veramente. Poi torni sul palco, Francesca. Tutti insieme, infatti per questo dicevo prima Antonio che il disco non è mio, il disco è di tutti, tutti abbiamo collaborato, infatti dentro ci sono collaborazioni di una marea di artisti che poi dopo vedete i nomi, però sono veramente tanti e che io ringrazio anticipatamente. CD in beneficenza, mentre qui scorrono le immagini dei bimbi che poverini fra l'altro lavorano anche, già piccini, già costretti a lavorare per guadagnarsi da mangiare per sopravvivere. E volevamo fare una canzone tutti insieme, anche con Pietro, la canzone in questa prima parte. Lui fa no, vieni Pietro, canta anche te, vieni, dai, ma che pubblicità, mettere la pubblicità, vieni Pietro, facciamo tutti insieme una canzone che è veramente simbolica. E lui fa no, vieni Pietro, canti anche te, vieni, dai, ma che pubblicità, non mi interessa pubblicità, vieni Pietro, facciamo tutti insieme una canzone che è veramente simbolica, simbolica, dimmi com'è? Va bene, lascia perdere, vai,
Questa canzone la cantiamo tutti insieme, perché ho portato anche il testo di volta anche Claudio Marconi, Amerigo Lenzo. Si può dare di più, tutti insieme. In questa notte di venerdì, perché non parti, perché sei qui. Oh, anche voi, oh Claudio, anche loro, dai. E ti riporti dentro di te. Cosa fa? Poi scendiamo dal palco. In questa barca del blu, dove siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Ricordatevi che perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché avresti un po' colpa che tu, tutti insieme, si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi, come fare lo so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può. Cena
però poi vai a giro e grazie all'organizzazione Claudio Di Papa, Antonio Cristiano e tutto un gruppo, dove mancano perfino, guardate che bella serata, se c'è Claudio Di Papa ed è proprio grazie sono, a te che stai ascoltando che questa speranza si realizzerà. Ascoltate il vostro. E allora, prima Cassi, grazie. Grazie per aver contribuito all'iniziativa di beneficenza, che darà un futuro migliore, pace e serenità a questi bambini. Terima kasih atas sumbangan dan partisipasi kalian yang telah memberikan masa depan yang lebih baik, penuh kedamaian kepada anak-anak di Indonesia. Indonesia, no, capisco se ga però. Claudio Di Papa, sei un grande, grazie. Grazie anche a Antonio Cristiano, che ci si becca, ci si critica un pochino per battute, per affetto, grazie della sua. Finisco i kilowatt, i giga, non ho mai avuto nulla. Dai, un bacione. Harapan. In indonesiano la parola speranza si pronuncia così, harapan. Una speranza per i bambini del villaggio Batang, dove mancano perfino i generi di prima necessità. Ed è proprio grazie a te che stai ascoltando che questa speranza si realizzerà. E allora, terima kasih, grazie. Grazie per aver contribuito all'iniziativa di beneficenza, che darà un futuro migliore di pace e serenità a questi bambini. Terima kasih atas sumbangan dan partisipasi kalian yang telah memberikan masa depan yang lebih baik, penuh kedamaian kepada anak-anak di Indonesia.